Vi è mai capitato di sentire qualche notizia clamorosa, sensazionale, per poi scoprire che non era affatto vera? Parli del meteo? No, parlo di alimentazione e salute, due settori dove la disinformazione e il sensazionalismo stanno diventando sempre più di moda, spinti da riviste, video e siti web disposti a tutto per ricevere dei click. Oggi vediamo insieme 5 falsi miti o bufale sulla salute e il dimagrimento, con l'aiuto dell'Istituto Superiore della Sanità che tiene un database di queste trovate creative. Il link è in descrizione. Ma non solo il falso mito, vi dirò anche la soluzione trendy e sana con la naturopatia. Se vi piace l'idea mettete subito un bel mi piace a questo video, tanti mi piace a altri nuovi video. 1. Dimagrire con la sauna. Sicuramente la sauna aiuta a perdere qualche chilo, ma da sola non fa miracoli. Si perdono liquidi che ci fanno sentire e vedere più sgonfi, ma il corpo li recupera in breve tempo, soprattutto se seguiamo un'alimentazione inadeguata che aumenta la ritenzione idrica. Soluzione trendy e sana. Oltre alla sauna, alimentazione personalizzata, detox e movimento regolare. 2. La dieta senza glutine è più sana e fa dimagrire. La dieta senza glutine va bene per celiaci e intolleranti al glutine, ma che faccia dimagrire è un falso mito. Se poi si consumano quei prodotti senza glutine industriali che sono pieni di grassi e zuccheri, si corrono gli stessi rischi per la linea e anche per la salute. Soluzione trendy e sana? Mangiare cereali integrali e in chicchi con o senza glutine a seconda dei casi. 3. Saltare i pasti per dimagrire. Più che un falso mito, questo è proprio una pessima abitudine. Saltare i pasti rallenta il metabolismo, così poi si ingrassa anche mangiando pochissimo e non si riesce più a dimagrire. Soluzione trendy e sana, uno stile alimentare che strizza l'occhio al metabolismo e rispetta la nostra costituzione fisica. Prima dei prossimi 2 falsi miti, vi ricordo, iscrivetevi, attivate la campanella delle notifiche e abbonatevi al canale per sostenere anche voi la vita trendy e sana. Un piccolo gesto al mese può fare una grande differenza per molti. Info in descrizione. E ora 4. La pasta fa ingrassare. Il problema non è la pasta in sé, ma quale, quanta e quando la mangiamo e con cosa la abbiniamo. Una pasta bio, integrale, condita con olio e verdure, senza grassi o proteine animali, può essere un piatto leggero e anche dietetico. Soluzione trendy e sana, guardate il mio video dove ho spiegato come mangiare la pasta proprio per dimagrire. 5. Lo zucchero di canna non fa mai male. Purtroppo è falso per 2 motivi. 1. È sempre uno zucchero estratto artificialmente, quindi un alimento che per il corpo non esiste perché non si trova in natura. 2. Non tutti gli zuccheri di canna sono uguali. Spesso si tratta di zucchero bianco brunito o saltato in padella, dove l'unica differenza con lo zucchero semolato è il colore. Il vero zucchero di canna è integrale, scuro, umido e molto aromatico. Soluzione trendy e sana: limitare lo zucchero in tutte le sue forme e utilizzare la frutta, fresca o cotta, come dessert. Ma cosa c'è di meglio? Come sempre, il buon senso è l'arma migliore contro questo tipo di bufale e falsi miti sulla salute. Ma se avete dubbi, chiedetevi: cosa farebbe Simona? Cercate un video sul canale e scrivetemi qui su YouTube o sul gruppo Trendy e Sani su Facebook. Così le domande di ognuno e le mie risposte diventano disponibili per tutti sulla community. Se ami anche tu la salute naturale, condividi questo video trendy e sano naturalmente. Ciao!